Salve cari amiche e cari amici, ieri volevo fare un video, poi non l'ho fatto. Vi ho parlato l'altro ieri dello stalkeraggio, degli stalker, delle persone moleste, del bullying. E adesso continuiamo e parliamo del fatto che l'esito, il successo, la fama ti lasciano solo, bisogna viverli in solitudine. Se è successo, vivi solo. Lo ha detto anche nell'intervista a Raffaella Carrà il grande direttore d'orchestra Muti, o Nuti, mi scordo sempre il suo cognome, credo che sia Muti. Lui resta Muti perché tanto parlano gli strumenti per lui, gli strumenti musicali. Ma la fama, l'esito, il successo ti lasciano solo anche di fronte alle attenzioni degli stalker, di quelli che ti fanno il bullying. Ed è così, è inevitabile. La fama ti lascia esposto a ogni serie di attacchi, ti rende bersaglio facile. Tanto è così che non è detto che tu debba diventare miliardario per avere successo, o che tu debba avere milioni di views del canale di YouTube per avere successo. Puoi avere centinaia di migliaia o decine di migliaia di visualizzazioni del canale e non aver guadagnato nulla. Raccoglierai lo stesso l'invidia di tutti quelli che hanno saputo fare meno, come nel caso della mia molestatrice hawaiana, che se voi cercate in YouTube video col titolo Saint-Chan, troverete che ne ha fatti 3 e saprete di chi vi sto parlando. E nel suo caso, giusto i video che ha dedicato a me li hanno visti 30-40 volte, però tutti gli altri suoi video, che sono molti, li hanno visto 1, 2, 5 volte, 10 volte, forse nessuna. Anche molti video hanno 0 views. E quindi tutte queste persone invidiose si attaccano a chi ha successo, lo vogliono scocciare, disturbare. E non hanno un minimo di dignità, intentano raggiungere un effimero successo disturbando gli altri, disturbando la gente, che poi non lo raggiungeranno mai. Ma come ho già detto nel video precedente, vogliono ridurre gli altri a un livello basso quanto il loro, o forse anche a un livello peggiore. Poi si mettono a opinare: ma perché fai le cose così, perché fai le cose così? Devi cambiare location, devi cambiare idioma, devi cambiare tutto, insomma. Devi cambiare te, non devi essere più te stesso. Devi cambiare come dici le cose, che cosa dire. E non so, si sentiranno onnipotenti, però veramente sono i rischi collaterali
dell'avere successo. E ripeto, il successo non deve essere per forza economico, o non deve essere per forza rappresentato da milioni e milioni di visualizzazioni del canale. Può anche essere un successo maturato in anni, 6 anni e passa, di appena 600.000 views. Però per chi ne ha 200 o al massimo 2.000 nel canale, e magari il poverino o poverina sta cercando di combattere da più di 10 anni per avere un po' di notorietà e nessuno lo guarda, l'invidia, la rabbia lo porteranno a essere geloso o gelosa di chi ha fatto 1.000 o 10.000 volte di più, anche se non per questo l'esito e il successo si accompagnano ai risultati economici. Però esito è anche quello, avere 600-800.000 views nel canale, un promedio di 1.000 visualizzazioni a video, alcuni visti 10.000 volte, 50.000 volte, e quindi ti fai un certo pubblico, come mi è successo a me, più di 1.000 iscritti. Adesso mi si stanno riducendo le ore totali, però le visualizzazioni giornaliere aumentano. Adesso c'ho più di 3 ore al giorno, 3 ore. Dovrei avere 11 ore e in un anno recupererei le 4.000 ore. Però poi rimane il fatto che è un grande ostacolo le 4.000 ore di views all'anno del canale. Perché una volta raggiunte di nuovo le 4.000 ore, rimane il fatto che devo fare 100.000 views a video. E poi non è detto che ti pagano. Possono dire che gli sponsor non hanno pagato il numero sufficiente. Comunque, a me, quando ho raggiunto le 100.000 views per il mio video come sturare il lavabo del bagno, mi hanno dato $150. I primi 2 anni mi dovevano lordi $80, quindi non avevo raggiunto i $100 netti. Poi hanno azzerato tutto e compariva zero, quindi evidentemente hanno incorporato i soldi che mi dovevano prima, che erano meno di 100, li hanno incorporati a raggiungimento dei $100, quindi mi hanno dato 150 nel 2017. Il 26 gennaio, per il mio compleanno. E quindi non so, una volta che uno recupera le 4.000 ore di views, gli mancano da fare 100.000 visualizzazioni a ogni video per essere pagato. Quindi no, non è finita la tiritella, non è finita, capito? Però che ci possiamo fare? Io sto recuperando le ore di views. Ho raggiunto un certo esito, in YouTube, perché ho sempre più commenti, sempre più ore di views al giorno, all'anno no purtroppo, e sempre più views nel canale, e quindi questo attrae come una calamita anche gli haters, gli stalkers, i bulli, perché vogliono scaricare le loro frustrazioni in una persona che ha ottenuto dei risultati. Non dico eccezionali, ma almeno significativi, dei risultati più grandi di quelli che comunque hanno raggiunto loro, perché è logico che a me non mi viene a fare lo stalkeraggio piedi e più che ho saputo che un youtuber che ha miliardi di views del canale, centinaia di milioni di visualizzazioni al giorno pure nei video più vecchi, e che ogni volta che lancia un video i primi minuti o a volte la prima settimana c'ha appena 100.000 o 500.000 views, molte live
il primo giorno, la prima settimana c'è 100.000 views, perché magari sono delle live di chiacchiere o chiacchiera giocando, quindi ha un pubblico che magari preferisce vedere degli episodi più curati, e allora lì partono le visualizzazioni. Quindi anche lui ha dei video che sono visti poco per il suo canale, 100.000 volte, 500.000 volte in un mese, in una settimana, e dei video che sono visti milioni di volte. E quindi uno così non mi disturberebbe, a me e neanche a tutte e tutti voi, ma a chi comunque ha di più e si tratta sempre di un molestatore mediocre, cioè non arriva qualcuno che ha un po' di più di te a disturbarti, o qualcuno che come Pia di più è lo youtuber numero uno, the number one in tutto il mondo, con miliardi di views del canale. No, ti arriva uno sfigato, una sfigata che c'ha 10 views del canale, 1000 views con 23 iscritti in 10 anni. Magari in parte sono parenti, familiari, amici, e in parte è la stessa persona che in un account e in tanti altri account si è fatta 20 canali e si è iscritta da sola 23 volte, poi si è data qualche like, capito? Siccome questa gente si frustra amaramente perché neanche ha un minimo di views, e poi fra l'altro questa signora Maiana, basta che cerchiate col nome del mio canale in YouTube e troverete dei video fatti da questa signora, perché appare lei parlando. Andate a guardare nel suo canale, troverete che molti dei suoi video durano 6 secondi, 10 secondi, 15 secondi, perché lo stratagemma suo è di caricarli nelle stories di Instagram con un'applicazione chiamata Love, Like, non so, per cellulare. E poi li carica in YouTube, ma sono video di 15 secondi, neanche di un minuto, che questi video li carica anche nel suo feed di Instagram. E in pratica fa dei versi, si sente duck duck, che sarebbe qua qua in inglese, qua qua qua, perché c'è la voce strozzata, poverina. Ma io non arriverei a criticarla se lei non mi avesse fatto bullying. E non si capisce quello che dice, probabilmente neanche nelle Hawaii, neanche in Nord America capiscono cosa dica. E poi si interrompe il video, 15 secondi, 30 secondi, ma fallo durare un minuto, perché i video nel feed di YouTube durano un minuto. 10 secondi oppure 6 secondi, peggio che in Vine o Vine. Ecco, lei forse si era abituata a fare dei video per Vine. YouTube ha passato dai 15 secondi al minuto, per quello che YouTube ha vinto contro Vine. YouTube, perdono. Lapsus, però non voglio tagliare il video, rimanga. Io sono verace. Instagram ha vinto la guerra contro Vine o Vine a Instagram. Instagram. Perché all'inizio faceva video di, non so se di 5 secondi o di 10, sono passati a 15, poi sono passati al minuto intero, che poi vabbè sarà 59 secondi e basta. Quelli di Vine non hanno potuto raddoppiare la posta, sono rimasti non so se sui 6 secondi o sui 15 secondi. Mi dice